si vende di più, Maradona o Etli? Maratore. Al mercato calcistico di Piazzale Lotto, Maradona va fortissimo, mentre Mark Etli ha qualche problema. Ma come mai, nonostante Maradona, la squadra azzurra non riesce a battere il Milan quest'anno? E ci deve essere innanzitutto l'amalgama, e quindi ancora non si deve stabilire la squadra, tutto è l'orgasmo interno e tecnico. E già, non si può avere tutto nella vita. Per esorcizzare il diavolo, un segno di croce può anche non bastare. A Lidl manca Di Bartolomei, a Napoli Bagni, e si vede. Etli ha spunti felici, ma la mira non è centrata. Marchesi gli ha appioppato Marino alle costole, schierando Ferrario libero. Il Milan preme, Wilkins vuole un gol che parli perfetto inglese e cerca Etli. Non lo trova, ma c'è appostato Battistini, che ha fatto un corso accelerato e va ugualmente in gol. Se volete che Battistini segni, mettetelo a marcare Maradona. Lui conosce la ricetta giusta. Aveva segnato mercoledì al San Paolo e la cosa si è ripetuta a San Siro. Tassotti, poco dopo, potrebbe chiudere la partita, ma il Milan non ama le cose troppo facili, quindi meglio lasciar perdere. Il Napoli capisce che il momento è propizio e fa valere tutta la propria esperienza. Maradona è sempre il punto di riferimento, Caffarelli si muove bene, Bertoni si rende pericoloso e quando su punizione va a colpire l'incrocio dei pali si capisce che la partita sta per avere una svolta importante. Maradona non può deludere la platea di San Siro e sia pure con l'aiuto di Wilkins pareggia la partita. È un momento critico per il Milan e Lidl dirà: ma il primo tempo è stato uno dei peggiori che abbiamo giocato qui, non parlo del Como ma penso qui in casa. Un po' anche perché c'era un ribalzo molto strano e il pallone saltava molto in alto e che ha anche danneggiato un pochino il Napoli. Nel finale del primo tempo il Milan crea ancora due o tre palle gol che Castellini, qualche errore in fase conclusiva dei rossoneri ed un intervento dell'arbitro vanificano. In questa circostanza la palla era dentro o fuori. Virdis l'ha buttata in porta, ma il guardalinea ha giudicato oltre la linea il centro di Battistini. Quando si torna in campo per la ripresa, Maradona capisce di dover osare. Il Milan è proteso in avanti, quale migliore occasione per infilarlo in contropiede? Ma non tutte le domeniche è festa grande. In ogni caso, il Milan si prende uno spaghetto prima di riorganizzarsi in qualche modo e tentare l'assalto vincente. Lidholm, che ha sostituito l'infortunato Scarnecchia con Incocciati, gioca con tre attaccanti anche se l'ultimo entrato in effetti retrocede a rafforzare il centrocampo. Etli si danna l'anima ma non inquadra la porta di Castellini. Poi Galli inventa la palla che dà l'opportunità a Incocciati, riserva di lusso, di segnare il suo primo gol in Serie A. È un bel gol quello del giovanotto e vale senz'altro la pena di essere rivisto. Incocciati ci riprova subito dopo, il Milan vuol chiudere la partita, ma poi è il Napoli a tentare il tutto per tutto nel finale. Maradona cerca il pallonetto diabolico, ma la porta sembra stretta e alla fine lo sconsolato Dieghito, a chi gli chiede quali siano i mali del Napoli, risponde così. Io seria mister, forse lo troveria il problema del Napoli, però io sono calciatore.